Genova, 1 febbraio 2016. Sono le 3 di pomeriggio quando un uomo viene trovato riverso nel greto del torrente Sturla, a poca distanza dai quartieri residenziali della città. È Maurizio Olcese, un piccolo artigiano di 51 anni, un tappezziere, che lascia una moglie e una figlia di 9 anni. Lo vedevo giù di morale. Lavorava molto quando c'aveva il lavoro. Gli ultimi tempi mi diceva che non va bene, che è dura andare avanti. La moglie mi dice non dica niente a nessuno, mi ha chiesto se conoscevo gente io per farci prendere più lavoro, ma io chi conosco. Ai carabinieri la moglie racconterà che gli affari per lui non andavano più bene a causa di una malattia invalidante, ma soprattutto per alcuni contenziosi col fisco, in particolare una presunta cartella esattoriale da 200.000 euro dovuti al mancato pagamento dell'IRPEF. Anche il cognato conferma agli inquirenti questa circostanza. Non sappiamo con precisione chi fosse l'ente a cui doveva il denaro, dichiara al secolo XIX. Era nel panico da quando aveva ricevuto quella raccomandata che lo intimava a versare nelle casse dell'erario una grossa cifra. È così che Maurizio decide di farla finita. Lunedì pomeriggio parcheggia la sua macchina in Corso Europa, all'altezza del cavalcavia, sul torrente Sturla. Si affaccia al parapetto e guarda giù. Poi salta. Questo è il punto da cui si è lanciato il Cese, saranno almeno 30 metri. E qualcuno ha portato dei fiori con un biglietto. Non è giusto morire così, vicini a tua moglie e a tuo figlio. Me ne sono accorta quando ormai alle 3, erano le 3 e mezza, 20 alle 4, mi sono affacciata per ritirare la roba stesa e l'abbiamo già visto lì per terra, così, morto, buttato proprio giù, proprio nell'acqua era. Probabilmente aveva delle pendenze con l'Equitalia e era nei guai in questo senso. Ma davanti una persona che si uccide, ci si commuove solamente, mi dispiace. Il giorno dopo Equitalia e Agenzia delle Entrate smentiscono. Non c'è alcun contenzioso tributario, né cartelle esattoriali del fisco, né contestazioni specifiche in materia di studi di settore nei confronti della vittima, si legge. Equitalia specifica che una pendenza ci sarebbe, ma sono poche centinaia di euro ancora da saldare. L'importo da pagare, insomma, rimane un giallo, ma non le difficoltà che l'artigiano aveva incontrato dopo anni di sacrifici e la chiusura della sua attività. Eccolo qua, questo è il 155 rosso e questo deve essere il fondo dove Olcese aveva la sua attività. Ora adesso c'è un negozio di prodotti calabresi. Salve signora, una domanda, scusi. Risultava che avesse il magazzino qua, il 155. Era il mio vicino. Aveva lasciato il magazzino perché non ce la faceva più a pagare, diciamo, l'affitto, ed erano andati via. Noi dal 2011 un po' tutti abbiamo avuto difficoltà a star dietro le nostre adempienze. Per l'alluvione. Noi abbiamo subito alluvione, abbiamo cercato di stare operativi comunque, perché quando ti arrivano delle botte e leggi da 10, 15 mila euro, 50 mila euro legate a delle situazioni dove in aggiunta ci sono delle sanzioni, allora questo ti dà da pensare, dici ma allora come faccio? Questa è arrivata al 30 dicembre, abbiamo fatto Capodanno, è una cartella da 4.000 e passa euro. Questa è arrivata stamattina, 9.140 euro. Una agenzia delle entrate e sono 1.900 euro, delle quali uno va a vedere nelle specifiche e si rende conto che il dovuto era 1.300 euro. Io, guarda, avevo un distributore di benzina qua vicino, mi è toccato chiuderlo. E se ci andate a vedere adesso c'è un bel parcheggio, bello chiuso. Io avevo 3 dipendenti. Adesso a me mi è arrivata una cartella esattoriale del 2009 pari a euro 17.000 per IVA non pagata. Il mio commercialista dice che non ha fatto errori. Ora sto a discutere col commercialista, ma mi sa che mi toccherà pagare anche a me adesso 17.000 euro a distanza di 7 anni. Poi se uno va in banca a chiedere aiuto viene cacciato fuori a calcio, a meno che non sia amico di qualcheduno o almeno che non abbia già dei soldi. Io con qualunque persona con cui parlo ha una cartella esattoriale sotto cuscino, ce l'abbiamo tutti ormai.